Gli occhi più grandi del regno animale appartengono al calamaro colossale. Questa creatura possiede probabilmente il più grande paio di occhi mai esistito sul nostro pianeta. Misurano ben 27 cm di diametro, il che li rende grandi come una palla da basket. Il calamaro colossale ha bisogno di questi occhi non solo per vedere meglio le sue prede, ma anche per proteggersi dai predatori subacquei. Gli occhi sono rivolti in avanti, il che conferisce al calamaro una visione binoculare. Un altro tipo di calamaro, chiamato calamaro gigante, ha gli occhi posizionati su ciascun lato della testa. Questo permette all'animale di vedere anche i predatori. Ma non avendo la visione binoculare, non è molto bravo a stimare le distanze. Il calamaro colossale, come molte altre specie di calamari, ha un'affascinante caratteristica chiamata organi luminosi, uno in ciascun bulbo oculare. Questi organi luminosi sono costituiti da linee verticali situati nella parte posteriore del bulbo oculare. Questi organi sono simili ai fari di un'automobile. Ma anche se il calamaro colossale ha questa caratteristica davvero interessante, molto probabilmente non ha la visione dei colori. Nemmeno la maggior parte degli animali di profondità ne è dotata. Ma non è che ne abbiano bisogno più di tanto nelle profondità dell'oceano, dove il buio si fa sentire. Gli esseri umani, ad esempio, hanno occhi in grado di rilevare la luce solo a circa 500-600 metri di profondità. Poiché i calamari colossali si trovano a più di 1000 metri sotto la superficie, hanno dovuto adattarsi per poter vedere in un buio quasi pesto. Per questo motivo hanno anche pupille molto grandi, di circa 3 pollici. Questo li aiuta a raccogliere ogni singola particella di luce in questi ambienti difficili. Occhi grandi non significano necessariamente corpi grandi. Basta chiedere ai tarsi. Si tratta di un gruppo di primati con il più grande rapporto tra occhi e corpo. Ogni occhio è grande quanto il cervello. Questi animali sembrano Gollum e si trovano nel sud-est asiatico. A causa dei loro occhi così grandi, questi piccoli animali non sono in grado di ruotarli completamente, quindi devono affidarsi al collo per avere un campo visivo migliore. Come i gufi, il loro collo può ruotare di circa 180 gradi su ciascun lato. I tarsi sono animali notturni e usano questi occhi dall'aspetto bizzarro per cercare le prede. A parte questo non si impegnano molto. Aspettano che la preda si avvicini a loro, restando pazientemente seduti al buio. A proposito di occhi piccoli ma efficaci, alcuni tipi di libellula sono dotati di circa 28.000 lenti, un numero superiore a quello di qualsiasi altro animale vivente. E poiché i loro occhi coprono quasi tutta la testa, hanno una visione perfetta a 360 gradi. Ma un animale può sopravvivere senza palpebre? La maggior parte degli esseri viventi si è evoluta con le palpebre per proteggere gli occhi dai detriti. Le palpebre ci aiutano anche in ambienti molto luminosi o quando siamo esposti a calore elevato. Infine, ma non certo per importanza, le palpebre aiutano a mantenere gli occhi lubrificati in modo che non si secchino e perdano le loro funzioni. Ebbene, guardate i gechi notturni. Non hanno le palpebre, ma hanno escogitato un altro metodo unico. Devono affidarsi alle loro lingue per mantenere gli occhi lubrificati e puliti. Inoltre vedono molto bene in condizioni di scarsa illuminazione perché di notte la loro vista è 350 volte più sensibile ai colori rispetto alla nostra. Mi piacerebbe avere occhi che cambiano colore di tanto in tanto, ma purtroppo non sono una renna artica. I loro occhi possono cambiare colore a seconda della stagione. In estate, ad esempio, i loro occhi diventano dorati, mentre nei mesi più freddi hanno gli occhi blu. Questi animali si sono adattati ad avere questa flessibilità cromatica a causa dei livelli di luce sempre diversi nel loro habitat difficile. Avete mai sentito parlare di un pesce con 4 occhi? Il suo nome ufficiale è Anableps e ha la capacità speciale di vedere sia sopra che sotto la linea dell'acqua contemporaneamente. Come mai? Perché i suoi occhi sono divisi a metà da una linea orizzontale. Ognuno di questi mezzi occhi è dotato di una propria pupilla e retina, il che significa che possono agire separatamente. Questa disposizione unica degli occhi consente al pesce di vedere sia i predatori in cielo che gli insetti sulla terraferma, che costituiscono la maggior parte del suo menù. Gli struzzi hanno occhi più grandi del loro cervello. Hanno anche gli occhi più grandi di tutti gli animali terrestri, poiché misurano circa 5 cm. Ma se guardate bene vedrete anche che gli struzzi hanno occhi con lunghe e folte ciglia. Non si tratta di ciglia vere e proprie perché non sono fatte di peli. Queste lunghe ciocche sono in realtà più simili a piume e aiutano questi enormi uccelli ad avere un po' di ombra e di protezione dalla sabbia volante. Alcuni dei migliori occhi in circolazione sono quelli dei camaleonti. Hanno la capacità di muoversi in modo indipendente, il che dà a questi rettili una visione quasi a 360 gradi. Il rettile può inoltre utilizzare sia la visione monoculare, cioè quando i due occhi funzionano separatamente, sia la visione binoculare, quando entrambi gli occhi si concentrano sulla stessa cosa. Il riccio di mare viola della California è praticamente un unico occhio funzionante. Questo perché l'intera superficie del suo corpo è piena di fotorecettori. Questo rende il riccio di mare sensibile alla luce, il che significa che può vedere in ogni direzione. Ogni tanto ha bisogno di mettere a fuoco la luce per vedere meglio.
La creatura usa le sue spine per impedire che parte della luce colpisca il suo corpo. Alcuni occhi del regno animale hanno dovuto adattarsi a climi molto caldi, come quelli dei cammelli, ad esempio. Questi animali hanno ciglia lunghissime che li aiutano a tenere lontana la sabbia. L'occhio di un cammello presenta anche una terza palpebra, ma questa si estende dall'angolo di ciascun occhio. Poiché il loro ambiente è pieno di piccole particelle di polvere, hanno bisogno di pulire gli occhi più frequentemente di altre specie. I gufi hanno occhi che condividono una grande caratteristica con quelli degli esseri umani. Possono vedere in 3D, come tutti gli altri predatori. I gufi ne hanno bisogno per calcolare meglio la distanza dalla preda. Ma ecco il problema. Come fanno questi occhi giganteschi a stare nel piccolo cranio di un gufo? Si è scoperto che questi uccelli hanno dovuto riprogettare la forma dei loro occhi. L'occhio di un gufo non è una sfera, ma è più allungato. Le ossa del cranio hanno una struttura speciale chiamata anello sclerotico. Questo aiuta a sostenere questi enormi occhi e a tenerli in posizione. Ma a causa di questi anelli, i gufi non possono ruotare gli occhi, che guardano sempre dritto davanti a sé. Devono invece affidarsi al collo per vedere intorno. La mantide ha probabilmente gli occhi più complessi dell'intero regno animale. Noi esseri umani abbiamo solo 3 tipi di coni negli occhi che ci permettono di vedere i colori dal rosso al viola. Il gambero mantide ha 16 tipi di coni. Forse non vedono colori diversi da quelli che vediamo noi, ma hanno uno dei migliori sistemi di riconoscimento dei colori in circolazione. Questi recettori di colore estremi permettono loro di reagire a ogni piccolo cambiamento di tonalità molto velocemente, evitando i predatori. Quando si pensa ad animali con occhi davvero unici, pecore e capre non sono certo i primi della lista, giusto? Non scartarli così rapidamente, però, perché le pupille delle capre hanno la forma di linee orizzontali, e questo ha un suo scopo. I dati forniti dai ricercatori indicano che la forma delle pupille e l'orientamento degli occhi sono legati alle attività quotidiane di ciascun tipo di animale. Prendiamo ad esempio i grandi predatori diurni, come i lupi. La maggior parte di loro ha occhi rivolti in avanti e pupille rotonde. D'altra parte, gli animali più piccoli, come i serpenti, i gatti o le volpi, che vanno a cercare cibo sia di giorno che di notte, hanno pupille a fessura verticale, più adatte alla visione notturna. Gli animali più vulnerabili, come i cavalli e i cervi, devono stare costantemente allerta. Per questo si sono adattati ad avere pupille orizzontali larghe e strette. Questo permette loro di estendere il campo visivo, che è più ampio di quello di qualsiasi altro animale. Inoltre, quando tengono la testa bassa, gli occhi ruotano e tengono d'occhio l'ambiente circostante.